Buongiorno, siamo sul riscafo delle 6.50, stamattina ci siamo svegliati presto perché vale la pena svegliarci per una causa giusta, cioè noi dobbiamo avere i soldi tutti i 6 mesi invernali, non è possibile ridurre la disoccupazione soltanto a 3 mesi. Qui c'è gente che vive con la disoccupazione, a cui i casi sono diversi, ma insomma dobbiamo renderci conto che noi senza il sostentamento del governo non possiamo andare avanti. Allora siamo tutti d'accordo per manifestare contro Jobs Act e Renzi dovrà ascoltarci. Saremo tanti delegati che ci faremo sentire da Capri, da Ischia, da Procida, da tutte le isole dove il turismo è fondamentale. Signori, vi ringrazio. Con il Jobs Act, con questo decreto attuativo, all'articolo 5 è stato previsto che la disoccupazione spettasse soltanto per la metà del periodo lavorato e non si tiene conto per i periodi che già hanno avuto, sono stati oggetto di disoccupazione. Questo significa che se uno ha lavorato 2 anni prende la disoccupazione per 1 anno, quindi se uno ha lavorato 4 anni la prende per 2 anni, quindi in alcuni casi questa legge è anche migliorativa, perché se prima la pigliava solo per un massimo di 8 mesi o di 1 anno a secondo dell'età, oggi forse l'andrebbe a prendere anche per 2 anni se ha lavorato 4 anni. Per gli stagionali, per coloro che hanno il contratto a tempo determinato, non è così, perché chi lavora solo 6 mesi prenderà solo 3 mesi di disoccupazione. Già c'è stata una nostra battaglia a tutti i livelli, avendo avuto anche contatti direttamente con l'INPS e con organi del governo, e in base a questa già prima protesta sono state emanate delle circolari dell'INPS che hanno aggiustato un po' col tiro almeno per il 2015, e cioè è stato previsto che chi avesse lavorato per 4 anni consecutivi potesse sfruttare dei periodi che non ha sfruttato in questi 4 anni, ossia se io ho diritto a 8 mesi di disoccupazione e in tutti i 4 anni ho preso per ogni anno solo 6 mesi, devo sfruttare ancora 2 mesi e quindi si vanno ad aggiungere a questi 3 mesi che io ho diritto per il 2015 e quindi si raggiungevano i famosi 6 mesi. Però anche questo non è chiaro perché alcune INPS non stanno applicando questa circolare. Quindi prima battaglia che dobbiamo fare è quella di ottenere la sicurezza che almeno per quest'anno questo vada bene. Poi invece dobbiamo a lungo termine dobbiamo ottenere la modifica proprio del decreto legislativo, cioè precisamente dell'articolo 5, che prevede appunto questo dimezzamento della disoccupazione. Che cosa vogliamo? Siccome già nell'articolo 5, quindi in questa legge, già è previsto una deroga, un'eccezione, e riguarda il settore dell'agricoltura, noi chiederemo che questa deroga venga applicata anche ai lavoratori del comparto turistico. Un'alternativa a questa, diciamo in subordine, potremmo chiedere di applicare una specie di minimo, tra virgolette, sindacale del periodo applicabile, ossia va bene che la disoccupazione venga data per metà periodo rispetto al periodo lavorato, però bisogna prevedere un minimo, e cioè prevedere almeno un minimo di 6 mesi, come esiste magari in altre leggi per altre situazioni. Quindi questa in sostanza è la modifica che dovremmo portare. È chiaro che poi ci sarà una trattativa con gli organi del governo e noi in base a questa trattativa vogliamo vedere se effettivamente riusciamo a ottenere un massimo risultato, che potrebbe essere questo, o quantomeno riuscire a ottenere dei palliativi, soprattutto per coloro i quali effettivamente non hanno la possibilità proprio materiale di andare a lavorare in questi 6 mesi, perché qualcuno potrebbe dire, come già c'è stato detto, noi stiamo sbagliando a fare una lotta contro il diritto all'indennità di disoccupazione, perché noi dovremmo fare la lotta
all'aumento del periodo lavorativo, però capiamo chiaramente che questo è difficilissimo attuarlo nelle località a vocazione turistica. Noi a Carpi già ci dobbiamo ritenere fortunati che il periodo dura 6-7 mesi, mentre invece in altre località, come la Sardegna per esempio, dura appena 3 mesi, quindi già ci dovremmo ritenere fortunati. Allora però cercare sempre con gli organi nazionali o anche regionali, tra poco vi dirò anche un'altra proposta che faremo, anche con gli organi regionali, di ottenere delle normative atte a incentivare l'apertura degli esercizi per più mesi, perché poi in fondo basterebbero 8 mesi di lavoro per essere coperti tutto l'anno. Dicevo, questa nostra protesta, questa nostra proposta di emendamento, ecco, si può spostare anche dal livello nazionale anche a livello regionale, perché la legge prevede che una proposta di legge possa essere presentata anche da 5 consigli regionali o da un consiglio regionale, qualora questa riguarda una materia di interesse turistico, come il nostro caso. Quindi noi potremmo anche spostare la nostra attenzione sulla regione Campania, come già abbiamo fatto, per vedere se in qualche modo il Consiglio regionale della Campania si possa fare promotore di fare questa proposta di emendamento di legge, che ci porterebbe così ad avere un risultato più immediato. Allora, oggi siamo tutti quanti qua per andare a Roma, per andare a vedere un po' cosa ci dice il nostro governo riguardo a questa situazione della disoccupazione. È chiaro che la disoccupazione non è per forza da notare, però è giusto che venga data a chi ne ha bisogno, punto. E uno che lavora 6 mesi, purtroppo nei posti dove stiamo noi, che non c'è sta possibilità di lavorare d'inverno, e che fai? A 50 anni ti prendi due bambini, due famiglie per lavorare. Andiamo a fare in Macedonia, come dobbiamo andare a lavorare? Dove? Quindi a questo punto bisogna vedere, magari fare uno step a chi ne ha bisogno, a chi non ha bisogno, a chi ha una certa situazione familiare. Quindi secondo me è valida questa manifestazione, è giusto che andiamo a mandare e a chiedere cosa si può fare. Partire dal tanto per magari avere qualcosa in meno, però insomma avere qualche cosa, questo è quello che secondo me è giusto fare. Ci richiamo a Roma con la speranza di ottenere un qualcosa. Avendo l'opportunità di lavorare solamente 6 mesi, non è giusto che ci retribuiscano solamente i 3, perché non dipende da noi, anzi dovremmo lavorare tutto l'anno, ma siccome dove viviamo non è possibile, siamo costretti a manifestarci. La manifestazione è importante per far valere i nostri diritti acquisiti, che tra altri diritti acquisiti di politici, i quali prendono pensioni e anche d'oro, anche se lo stato solo un giorno al governo, i diritti acquisiti non vengono poi messi in discussione. I capresi non fanno mai niente, è proprio quelli là che dicono così, qua non ci stanno. I capresi sono tutti pecoroni, è proprio quelli là non ci stanno. Il sindaco che si sente che assessore non vede nessuno qua. Spero. Vedi qualcuno? Assessori. E poi quello che mancano molto sono i giovani, mentre noi proprio andiamo in pensione, forse non ci riguarderebbe neanche. Ai giovani che mancano. Già l'ho consigliato a mia figlia. Praticamente sta all'estero, dove gli danno tutto, tutti i diritti e tutto. Il problema è italiano. È del sud più che altro, sono italiani. I capresi che adesso spero che poi ci ascolteranno, si mettono la mano sulla coscienza e devono partecipare. Per avere ancora un filo di speranza. Che non penso che sia tutta colpa del governo Renzi, ma di chi ci ha preceduto 20 anni, forse pure 40, dalla balena bianca in sotto. Dai vecchi problemi si è arrivato a questo.
neanche con Monti, perché un governo Monti è stato voluto da tutti i parlamentari. Per salvarsi le loro poltrone hanno messo il governo Monti, la Fornero e via dicendo, perché altrimenti avremmo fatto la fine della Grecia. Come vivo non lo so. Bravo, la città, come vuole? Adesso siamo diretti a Via Condotti. Salvatore Sindaco. Sindaco di Roma. Ale, ale. Chiamiamo da lì e facciamo, vediamo se ci accredita. Uno di voi, uno di voi. Pronto? Sì, stiamo vedendo, ci stiamo avviando al 24. Ah, ok, ok. Andiamo. Il film a me, non glielo diciamo. Dimmi da là che forse andiamo. Vai, vai. Faremo il nostro meglio. Vai, vieni, vieni. Si possono muovere? Ma lui ce l'ha il sito? No. Allora, chi non deve entrare? Ora li accompagniamo noi. Sindaco, vada presto. Come la va? Via.
l'assessore di Istria, commissione lavori, presidente Luciano. Se vogliamo veramente essere con l'onorevole Giovanna Palma, ci sta lavorando sul tema e sicuramente si troverà una soluzione. Questo dove sta? La volontà del legislatore è quella di evitare gli abusi che sono stati fatti. E sapete bene che quando una mila marcia c'è un cesso danneggia tutti gli altri lavoratori. Quindi abbiamo contezza del problema, si prova con una proroga per poi successivamente andare a pieno dei giorni. Questo è l'obiettivo. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie, ciao. Eccoci ancora qua, stiamo continuando la nostra manifestazione contro il problema della disoccupazione per gli stagionali. Una delegazione di noi è riuscita a farsi ricevere dalla Commissione del Parlamento, della Camera dei Deputati, che si sta occupando di questa cosa. Ci ha ricevuto il Presidente Damiano, l'onorevole Damiano, e come riepilogo della situazione dobbiamo dire che è allo studio un emendamento almeno per il 2016, in vista poi della modifica definitiva da venire dagli anni futuri. Ci è stato detto chiaramente che si dovrà trovare comunque una soluzione per risolvere il problema della disoccupazione, che non potrà essere più data come si dava prima al gettito, senza nessuna motivazione. Adesso insieme dovremmo cercare di fare delle proposte tali da far diventare questo sussidio un vero e proprio stipendio a favore dei lavoratori che vengono così penalizzati, i lavoratori stagionali. Io ho chiesto alla Presidente di prendere atto di quanto noi, sia come lavoratori stagionali, associazione come lavoratori stagionali, che come movimento cristiano lavoratori, che come Comune di Capri, abbiamo fatto questo emendamento che volesse in qualche modo paragonare il settore degli stagionali al settore dell'agricoltura, perché c'è questa deroga, o quantomeno fare un minimo, almeno per il 2016, di 6 mesi. Se passa questo emendamento siamo riusciti ad avere il risultato. Certo, tutta questa folla che c'è qui a Roma stamattina, a Piazza Montecitorio, sicuramente servirà a pungolare, a compulsare, a proporre dei suggerimenti idonei, tali da far fare questo emendamento a favore di tutti i lavoratori stagionali. Comunque continueremo questa battaglia, non ci fermeremo finché effettivamente non passa l'emendamento come l'abbiamo noi proposto. Grazie. Dunque, io già vi dico che mi sento abbastanza soddisfatto. Questo abbastanza significa che la soddisfazione va già nel fatto che la Campania era presente forse per i tre quarti della manifestazione, quindi anche se da Capri insomma eravamo in pochi, relativamente pochi, perché poi vogliamo dire che Ischia, 6 comuni, Sorrento, la stessa Sorrentino pure molto vasta, quindi diciamo che noi, tra virgolette, almeno penso che il nostro dovere in quanto piccola rappresentanza l'abbiamo fatta. Dicevo, i tre quarti è stata, come si è visto, rappresentata dalla Campania. E un'altra cosa importante, grazie alla Campania che siamo riusciti comunque a essere ricevuti dagli organi istituzionali romani. Questa manifestazione è stata organizzata dall'Associazione Lavoratori Stagionali, che fa capo appunto a quel gruppo Facebook, quindi aiutata da un sindacato che si chiama il CUB per ottenere le varie autorizzazioni eccetera, però in sostanza abbiamo visto che di rappresentanti numerici
non è che ne erano molti, c'erano, diciamo, chi effettivamente ha sempre fatto questa battaglia, per la verità, con molto impegno, quindi bisogna dare atto che questi signori si sono veramente impegnati fino a oggi, penso si impegneranno ancora. Però appena siamo arrivati a Piazza Montecitorio, se vi ricordate bene, io vi ho lasciato, sono andato lì sulla transenna dove appunto c'erano i poliziotti, c'era la cella e tutto, che aveva chiaramente bloccato il gruppo dei manifestanti per non farli arrivare alla porta del Parlamento. E quindi su questo blocco abbiamo iniziato, diciamo, una nostra trattativa con due onorevoli donne che sono venute a parlare con i manifestanti, e che in un primo momento hanno detto che loro avrebbero comunque preso atto di questa manifestazione e non potevano comunque farci ricevere dalla commissione, perché il nostro intento era portare le nostre istanze alla commissione lavoro della Camera dei Deputati. Perché commissione lavoro? Perché prima di passare al Parlamento, all'Aula Generale del Parlamento, le leggi vengono discusse in commissione, e quindi in commissione che si può fare eventualmente un emendamento, un ragionamento, eccetera, che poi viene fatto. Nella commissione sono rappresentati tutti i partiti, quindi se si riesce a far passare qualcosa in commissione, al 99% potrebbe passare in aula. Quindi però hanno detto che, siccome non era possibile, perché i lavori della commissione già erano stati definiti, quindi non c'era speranza, eccetera. Dicevo, grazie alla campagna, perché grazie al sindaco di Ischia, che ha chiamato una sua amica referente, onorevole Giovanna Palma, ha preso dei nomi dei rappresentanti che volevano in qualche modo avere il modo di esporre quanto noi stavamo chiedendo in piazza stamattina. Hanno accettato di vedere quattro per la verità prima avevano detto solo due rappresentanti dei lavoratori stagionali, cioè proprio dei lavoratori della base, dei lavoratori stagionali a livello nazionale, e quindi in un primo momento si sono fatti, diciamo, avanti due di questi qua, che stanno studiando bene tutta la pratica, cioè sono anche preparati. Naturalmente, poi, a parte questi qua, loro hanno detto che comunque avrebbero interloquito con le istituzioni presenti qua, e quindi meno male che c'è stata, insomma, anche una presenza istituzionale campana non indifferente. Infatti erano presenti i sindaci di Ischia, ben quattro sindaci se non erro, il sindaco di Sorrento e io in rappresentanza del comune di Capri. Non dico che mi sono spacciato per sindaco, ma comunque rappresentavo il comune di Capri, in quanto avevo comunque riportato una delibera in consiglio comunale, dove il consiglio comunale si era espresso all'unanimità. Quindi come istituzione siamo entrati in questi comuni. Per quanto riguarda invece la parte, diciamo, dei lavoratori stagionali, sono entrate quattro persone, di cui un paio dell'Isola d'Elba, uno della Sicilia e uno di Ischia, che, come vi ripeto, sono persone abbastanza preparate. Abbiamo incontrato, cioè ci ha ricevuto molto, molto gentilmente, perché avevo già praticamente tutti i lavori programmati. Siamo stati ricevuti dal presidente della commissione lavoro della Camera, onorevole Cesare Damiano, il quale ha fatto una premessa dicendo che, già scoraggiandoci dall'inizio, che comunque purtroppo non tornerà tutto come prima, ossia comunque dovrà cambiare qualcosa per la corresponsione dell'indennità di disoccupazione. Però ci ha, diciamo, confortato il fatto che è allo studio un emendamento della legge, di quello che parlavo stamattina, dove si può prevedere che almeno per il 2016 le cose possono rimanere così come stanno,
in attesa di fare una proposta un poco più articolata, più complessa, che tenga conto delle esigenze di tutti quanti, dei lavoratori, dei datori di lavori che potrebbero quindi aumentare il loro periodo di apertura e chiaramente le esigenze di cassa dello Stato. Perché poi ci ha detto appunto il presidente Cesare Damiano che naturalmente tutto avverrà se ci sarà il famoso saldo zero, ossia che se chiaramente verranno fatte delle concessioni ai lavoratori stagionali, queste devono essere prese da altri fondi in modo tale da non alterare il risultato finale, che deve essere zero, cioè più meno uguale zero. Proprio per questa occasione ho provveduto a fare un intervento tecnico, perché tra i sindaci presenti ero forse l'unico amministratore, tra virgolette, per carità, competente, ma non perché sono bravo, ma perché ho studiato un poco la materia, ho studiato il problema, la problematica, e ho rassicurato che mi sono permesso di rassicurare, e quindi poi questa è una nota che farò pervenire al Presidente della Commissione Lavoro, che il sistema per ottenere il saldo zero c'è, e praticamente consisteva in questo, ho spiegato proprio come si suol dire col cucchiaino: siccome la disoccupazione con il nuovo decreto dovuto al Job Act praticamente ha permesso di ottenere una disoccupazione di 2 anni a chi aveva lavorato per 4 anni, perché la metà del periodo lavorativo di 4 anni è 2 anni. Quindi allora ci sta chi praticamente farà aumentare i costi per il governo. Quindi questo era un po' l'ago della bilancia, cioè cercare di togliere qualcosa a chi eventualmente avrà diritto poi a percepire una disoccupazione più lunga, a favore di chi invece avrà diritto a percepire una disoccupazione meno lunga. Cioè, per farvi un esempio, se loro fanno in modo che scendono il periodo dai 2 anni a 1 anno, per esempio, di quelli là che dovrebbero percepire 2 anni, potrebbero quindi salire dai 3 mesi degli stagionali a 6 mesi. E quindi avremmo risolto il problema. Altra soluzione potrebbe essere quella là di tenere impegnati i lavoratori stagionali nel periodo di non lavoro, cioè in quei famosi 3 mesi dove loro dicono che non sono produttivi, nel senso che comportano soltanto un onere a carico dello Stato, potrebbero compensarsi con altri costi che lo Stato ha, per esempio la custodia dei musei, la custodia dei parchi, giardini, la gestione molto spesso di altri enti pubblici, eccetera. Quindi anche questo potrebbe essere una forma di compensazione che non aggraverebbe di costi lo Stato, e quindi chiaramente è a costo zero per lo Stato, e quindi si potrà sicuramente andare avanti in questa direzione. Che cosa fare adesso? Innanzitutto io mi farò promotore di un promemoria da inviare a tutti gli organi che in questo momento, gli organi nazionali chiaramente, in questo momento stanno studiando questo emendamento da portare, che questi emendamenti, ci ha detto il Presidente, che è possibile farli fino all'8 dicembre. Dopodiché appunto la legge di stabilità andrà in aula e si discuterà il tutto in aula. Quindi nelle commissioni si potrà fare qualcosa fino all'8 dicembre e noi lavoreremo su questo. Poi l'altra cosa importante è quella di intervenire e fare un'azione mediatica imponente, tale da poter sensibilizzare chi deve decidere sull'argomento. Quindi io vedo, come si dice, sono abbastanza soddisfatto, da ottimista che sono, vedo il bicchiere mezzo pieno. Non abbiamo ottenuto il risultato già oggi, però questo potrebbe essere un punto d'inizio, perché già si sono resi conto che effettivamente una forza di lavoratori stagionali c'è, e anche di teste pensanti e non solo di protesta. Grazie.